Benvenute. Allora, in questo video vi voglio mostrare finalmente i prodotti utilizzati, più utilizzati di questo mese, e quindi i miei must have, quel che è. Insomma, mi dico sto ciuffo. Allora, innanzitutto, scusate, innanzitutto l'aspetto da casa, perché sono a casa. Se ogni tanto mi fermo, ma il caldo, il fatto che qui ingrandiamo, mi sembra. Devo fare qualche pausa, quindi muoio ogni tanto. Allora, parto subito perché ho veramente tanti prodotti. Avevo già registrato questo video, ma ovviamente per sbaglio l'ho cancellato. E quindi va bene. Ok. Allora, parto subito. Partiamo dalla skincare. Allora, skincare ho utilizzato tantissimo la Skin Perfection di L'Oreal. È una crema molto setosa. Questo è il secondo barattolo che termino. Molto setosa, idrata e rende la pelle veramente una cosa favolosa. L'ho comprata su Amazon poiché comunque costa molto di meno. Anzi, devo ricomprarla. In combo utilizzo il siero che rispetto alla crema utilizzo. Ogni tanto, non lo utilizzo sempre, però comunque è un ottimo prodotto. Messi tutti e tre i prodotti in combo, rende la pelle che è una meraviglia. Il contorno occhi distende e mi piace tantissimo perché comunque idrata e distende molto la pelle. E devo dire che non è per niente malvagio. Mi piace molto anche questo. Come contorno occhi è ottimo anche questo qui di Shein al Wild Rose. Adesso ho comprato anche la crema, ho ricomprato perché vi facevo vedere in un video, sto ciuffo dal cavolo, in un video saldi che l'avevo comprata, ma mia mamma se l'è portata via perché gli è piaciuta, allora l'ho ricomprata. Questo è il contorno occhi. Allora, ragazzi, oltre al profumo di rosa, favoloso. I prodotti Shein ultimamente veramente sono favolosi. Li trovate in tutti i Lidl. Questo l'ho pagato tipo su 2 euro, una cosa del genere. È un 15 ml. C'è anche il melograno. Distende e idrata l'occhio in una maniera pazzesca. Allora, io al momento questo lo utilizzo la notte perché questo lo utilizzo durante il giorno. Ma vedete proprio il cambiamento, distende veramente molto l'occhiaia, è una cosa favolosa. Infatti adesso stavo cercando quello al melograno, questa è la crema notte, stavo cercando quello al melograno in modo da utilizzare questo di giorno e quello al melograno di sera, in modo da alternarlo a questo, perché non, sapete che a me non piace abituare la pelle a un prodotto solo, perché poi gli effetti non li vedete. Allora, appunto, come ve l'ho fatta vedere, questa è la crema notte di Shein, 50 ml, costa 2,99 al melograno. Il melograno distende ed è anche un antirughe. Io l'effetto lo vedo immediato, appena l'applico. Innanzitutto il profumo mi ricorda un prodotto di Lush. Ma è una cosa favolosa il profumo. Veramente rilassa il profumo e soprattutto la pelle la vedete che migliora all'istante, idrata tantissimo e soprattutto la distende tutta, veramente mi piace tantissimo. Adesso in vacanza mi porterò, oltre a questa per la notte, mi porterò la Wild Rose, così la provo. Allora, poi partendo subito con i fondi, perché ne ho tanti, partiamo con le BB cream. Allora, BB cream, ho utilizzato questo mese anche questa qui della Olatz, la BB cream Complete, che è praticamente la crema Olatz insieme sì, alla Max Factor, al fondotinta Max Factor. Allora, è un tono un pelino. Non più scuro della mia pelle, ma ovviamente lo utilizzo adesso che sono un pochino più colorita, che col sole comunque sono un pochino più colorita. Dà un effetto naturale, ovviamente essendo mischiato come tutte le BB cream, però questo in particolare è un pelino più crema che fondo, non è coprentissimo. Ovviamente essendo molto più crema, è leggero, ma. Cioè, non è che non matifica tantissimo, ecco. Comunque dopo un po' dovete riapplicare la cipria perché comunque è quella BB cream un pochino più cremosa, ecco. Però comunque tutto sommato non è male, mi è piaciuta, è abbastanza buona per ogni giorno, direi che è abbastanza valida. Adesso la sto ancora testando meglio, gli sto dando ancora un pochino più di spazio. Allora, poi altra BB cream che io adoro, che è questa della Skin Perfection, che è la 5 in 1,
La Medio Chiara 50 ml, ottima, la utilizzo tutti i giorni, e tiene tutto il giorno, favolosa. Ovviamente anche questa, essendo una BB cream, dovete riapplicare la cipria dopo un po', però comunque di meno rispetto all'altra, l'altra è un pochino più cremosa. Ottima, illumina molto la pelle e soprattutto la rende veramente molto naturale, mi piace veramente tanto. Ultra altro fondotinta che sto quasi terminando, che è l'Andressa Duo Skin di MUA 35 ml, la melatonina porcelain. Questo è un fondotinta illuminante, coprente, favolosamente illuminante. Rende, nonostante è illuminante, rende il viso molto naturale. È una cosa pazzesca. Lo adoro. Mi piace tantissimo. Peccato che mi sta per finire. Altro fondo compatto questa volta che sto utilizzando, che è il Studio Fix di MAC, che ha un bel buco, oltre che si sta incoppattendo qui, infatti devo grattare un po' la superficie, però comunque lo riesco ad utilizzare ancora. Buono, ottimo, lo utilizzo con questo caldo, è l'ideale perché comunque non appesantisce troppo la pelle e nonostante tutto con un correttore sotto copre abbastanza, nonostante essendo un polvere. Se non erro, questo lo potete usare anche da bagnato, però evito, ci ho provato una volta, forse non lo so, non ne ho la più pallida idea. Comunque è un ottimo prodotto. Allora, voi vi domandereste come mai utilizzi tutti questi prodotti? Dovete sapere, se mi conoscete o se siete appena arrivate nel mio canale, innanzitutto benvenute a tutte le nuove iscritte. Dovete sapere che io non sono il tipo che utilizza un prodotto e lo termina. Io utilizzo, per avendo così tanti prodotti, piano piano li giro tutti, man mano li utilizzo tutti. Questo non significa che ho 2500 prodotti aperti, questo assolutamente no. Ne apro magari due o tre e quei tre io li faccio girare mano a mano, perché comunque così il prodotto lo utilizzo e ho riscontrato che mi trovo bene con questa cosa, perché così i prodotti girano e non utilizzo sempre gli stessi e piano piano provo tutto. Con questo metodo sto finendo molte robe, soprattutto i correttori ne ho, non faccio la politica del girare, perché comunque i correttori, bene o male, con le cose liquide in genere bisognerebbe utilizzare sempre gli stessi, anche se a me non piace. Io giro, bene o male, giro tutto, sia fondi, come avete visto, che correttori, che tutto. Però in genere con i correttori ultimamente ne utilizzo uno e cerco di terminarlo. E a proposito di correttori, ho te praticamente terminato, ce n'è tipo uno sputo. Questo qui vedete, è praticamente finito. Questo qui della Fit Me, il numero 15, ottimo correttore, illuminante e coprente, dura tutto il giorno e mi piace tantissimo. L'ho in altre colorazioni, ma comunque lo ricomprerò sicuramente perché è ottimo. Facendo così sto terminando molti prodotti e la cosa veramente sono soddisfattissima. Mettendomi qui nel cassetto delle cose che utilizzo tutti i giorni, quei prodotti che voglio terminare. Lì questo sì, in base a ciò che voglio terminare, prendo un prodotto solo. In genere io faccio la politica del girare con le palette, i blush, le terre, questi prodotti qui, mentre con i fondotinta sì, adesso ne ho utilizzati tanti, questo mese, però perché comunque col caldo si utilizzano leggermente più le BB cream, mentre molte volte si utilizzano comunque i fondi. Questo in genere è il fondo che io ho sempre nel cassetto, insieme a quello compatto di MAC che voglio terminare, in modo così da terminarlo. Difatti, facendo così lo sto praticamente terminando. Adesso qui non si vede attraverso, ma è molto più leggero, molto più quasi finito. Che bello, sono contenta. E facendo così mi trovo bene. Allora, con questo, che ce n'è uno sputacchio, ho aperto questo qui di Pupa che sto utilizzando adesso, il Luminous Touch. La mia è nella tonalità 01. Allora, un correttore illuminante, coprente, ovviamente non vi aspettate che copra questi gran puntini rossi perché non lo farà mai. Copre, ma ovviamente dipende da cosa, ecco. Pennellino, allora,
Dovete tenerlo bene perché io adesso non lo utilizzavo da un pochino, si è un po' seccato, ho dovuto pulire, farlo andare, però allora innanzitutto figo perché fa figo mettere il pennellino molto professional, molto figo, vedete io adesso questo puntino qui che mi sono toccata, vediamo un po' di correggerlo. Vedete, se avete cose blande e leggere, comunque le copre. Se avete cose tipo grossissime, vi siete scorticate la faccia, non le copre. Però comunque è un ottimo prodotto perché illumina e il fatto che illumina distende lo sguardo e mi piace veramente molto. Vedete, ce l'ho su oggi, è comunque un ottimo prodotto. La cosa scomoda è che ogni volta bisogna attendere che esce il prodotto e mi dà fastidio. Però la cosa bella è che fa anche figo applicare il coso con questo pennellino, perché diciamoci la verità che è molto professional. Ok, cipria. Cipria, ho utilizzato una cipria sola, come dicevo, che è questa qui, la Stay Matte di Rimmel. La sto terminando, la volevo regalare all'inizio, prima che era nuova. Poi ho pensato, adesso ho incominciato ad avere la politica. Prima di regalare provo, perché io in genere regalo le cose quando vedo che non le utilizzo, quando magari vedo che non sono nei miei toni, cose del genere. Facendo così molte volte mi sono pentita di aver regalato, perché poi magari il prodotto era ottimo. L'ultima volta ho regalato un fondo a mia sorella, che mia sorella poi mi ha detto: "Sai che sto fondo è fantastico". Ok. Allora, prima di regalare, provo e ho fatto così. E devo dire che ho fatto benissimo perché è una cipria mattificante, favolosa, è leggera, quindi non chiude i pori della pelle. Se non fosse per il caldo, vedete, io ce l'ho su oggi. Se non fosse per il caldo, io sarei perfetta tutto il giorno, mi fissa il correttore, mi piace veramente molto, è una cipria ottima, veramente ottima. Con questo non significa che io non regalo, perché io in genere regalo quando è, io regalo praticamente sempre, perché lasciare le cose che non uso lì nel cassetto no, se è io prendo e regalo, non butto mai niente, se butto è perché è secco o puzza o si è separato tipo fondotinta. Ma non butto mai niente, è uno spreco. Anche se è un prodotto utilizzato, lo butto perché è utilizzato. Lo do alle mie sorelle, quindi voglio dire io. Non gli fa di certo schifo. Allora, terra. Come terra ho utilizzato tantissimo quella della Bahama Mama di The Balm di Ali, perché bisogna specificare, perché purtroppo capita che poi magari ti vengano a dire: "Ma tu compri fake, che schifo". Allora, io voglio fare una precisazione perché la devo fare. Magari, cioè, magari a molte persone farà schifo che io compro fake, cose del genere. Però poi magari seguono uno youtuber che ti dicono: "Io ho comprato The Balm, è bellissimo, fantastico, la confezione è perfetta, l'ho pagato 20-30 euro", quando magari è di AliExpress e ti pigliano leggermente per il culo. Ok, allora lì essere prese per il culo va benissimo perché ci piace essere prese per il culo, come fanno molte aziende. Però poi ti ritrovi la ragazza sincera che ti dice: "L'ho comprato da AliExpress 3 euro, mi ci trovo benissimo perché mi ci trovo benissimo, è favoloso, lo utilizzo per il contouring da quando questo non utilizzo nient'altro perché è un ottimo prodotto, riesco ad utilizzarlo, lo sfumo perfettamente e mi piace tantissimo". Quello che voglio precisare, non sto citando nessuno in particolare, è una cosa che mi sta leggermente sulle scatole, perché ognuno compra quello che vuole. Se vuoi comprarti 250 borse, io non ti vengo a dire: "Ma quante cavolo di borse ti compri?". Se hai la mania per le cover del cellulare, non ti vengo a dire perché cambi cover ogni 2 secondi, quando poi magari cambi telefono. Non me ne frega niente, è una tua mania, una tua passione. Sono contenta, punto.
Ecco, questa è la mia precisazione. Io compro fake. Non giudicate le persone che comprano fake, perché non tutti hanno i miliardi da sputtanare in un blush che costa 30 euro e poi lo lasci nel cassetto e non lo utilizzi mai. Ho speso 3 euro e lo utilizzo, e se lo lascio nel cassetto almeno ci ho speso 3 euro. Ecco, e poi comunque, diciamolo, vengono tutte da lì le cose. Quindi non ci prendiamo in giro come se fossimo dei rincoglioniti, perché in Italia già ci sono i politici che ci pigliano per il culo. Ci manca solo che ci prendiamo per il culo tra di noi, ragazze. Allora, dopo questa piccola parentesi stupida, perché è una piccola parentesi che tenevo a fare, perché, diciamocelo, mi sono un po' rotta le scatole, perché ognuno fa un po' quello che vuole, no? Siamo in Italia, facciamo un po' quello che vogliamo, no? Allora, poi, chiusa parentesi, parlando sempre delle terre, questo trio di Wet n Wild, sto morendo di caldo, preso in America a Los Angeles, era di una collezione estiva, favoloso trio, bellissimo, illuminante e spettacolare, il blush, effetto naturale, favoloso, illumina, fa quel tocco sano bellissimo. La terra ottimo, utilizzo anche questa un po'. So che magari vorrebbe un pochino più fredda per il contouring, tipo questa qui. Però comunque per farlo leggero leggero, un effetto un pelino più abbronzato, mi piace tantissimo. È veramente ottima, me la porto in viaggio perché è anche molto comoda. Tra l'altro è cruelty free, quindi gli animalini non li tocchiamo, piccolini. Soprattutto portiamoli in viaggio con noi, animalini. E mi porterò il mio patatino in viaggio, vedrà la Sicilia, il mio piccolo Buck. Che bello, sono contenta. Chissà come reagirà, gli farò tante foto. Patatino. Poi, altro prodotto che fa tanto figo, se fossi una che prende per il culo, farà tanto figo. Io utilizzo NARS, la Virtual Domination di NARS. Costa tantissimo, perché costa tantissimo. L'ho pagata 7 euro da AliExpress. È una cosa figa immensa, una cosa figa immensa. Bellissima, favolosa. Perdonatemi se scatti di pazzia, ma mi prendo per il culo da sola, almeno questo, concedetemelo. Allora, bellissima palette. Ho utilizzato questa oggi per il contouring e per il blush. Blush, ho utilizzato questo e questa per un po' di contouring veloce. Comunque vedete, l'effetto è abbastanza naturale, nonostante il caldo che sto morendo, che sto sudando tantissimo perché qui dentro siamo in due. Però è una palette che è fantastica. L'ho messa stamattina, c'è ancora, è figo, è bellissima. Bella, bella, bella. Per i 7 euro, 8 euro che l'ho pagata, ne vale la pena al mille per mille. Ho coordinato la palette, c'è anche la palette di ombretti. Adesso ci sono anche le palettine piccole di ombretti. Non vedo l'ora che mi arrivi la palette perché sono veramente molto curiosa. Bellissima, bellissima. Pack fatto veramente benissimo. Favolosa al mille per mille. Poi blush, 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 blush. Sto utilizzando tantissimo questi della The Balm Instant, sempre di Ali. Avevo preso un lotto. Favolosi, pigmentatissimi. Bisogna stare anche attenti ad applicarli perché una volta sono andata leggera e sembravo tipo Heidi. Veramente bellissimi. Durano tutto il giorno e sono veramente molto contenta. Il pack è veramente favoloso. Nonostante li abbia pagati 3 euro, ne è valsa la pena. Di tutte le cose di AliExpress, io non mi sono mai pentita di averle comprate perché sono comunque buone tutte. Allora, altro blush preso per categoria perché di questa tipologia le sto utilizzando proprio di questo lotto qui che sono i Fake MAC, quelli di Ali, quelli cotti. Li sto utilizzando bene o male tutti i colori. Se utilizzo questo non utilizzo l'illuminante perché sono comunque blush illuminanti e quindi danno quell'effetto molto luminoso al viso e sanno che è veramente molto bello. No, no, mi piacciono veramente tantissimo, sono veramente fantastici, sono iperpigmentati, si lavorano benissimo. Come illuminante, oltre alla palettina, che è questa qua di Sleek, se la trovate prendetevela, io oggi ho questa. Che è questo qui, questo pescato qui, bellissimo, cioè guardate che luce che fa, una cosa favolosa, veramente favolosa, se la trovate prendetela, io l'ho presa ai saldi, se la trovate prendetela che è una cosa pazzesca. Allo stesso livello non pensavo, ma questo è pazzesco, è della MAC di AliExpress, il Mineralize Skin Finish nella tonalità Light Escapade, ragazze, è un illuminante che voi non immaginate.
veramente favoloso, bellissimo. Come illuminante è veramente una cosa pazzesca, mi piace troppo. Bellissimo, è stratificabile, quindi potete partire da un'applicazione più naturale, un'applicazione un pochino più accesa e un pochino più brillante, eccola, più glow. Bellissimo, mi piace tantissimo. Poi, passiamo alle palette. Allora, no, aspetta, un'altra palettina di blush, utilizzata tantissimo questo mese, che è questa qui, The Balm Ali. Suppongo sia l'abbiano creata i The Balm, l'abbia creata AliExpress, perché sono tutti i blush instant messi insieme, compreso il... questo dovrebbe essere... no, è un blush lo stesso, non credo sia il Bahama Mama, perché è più scuro il Bahama. Comunque, sono i blush instant messi tutti insieme. Bellissima, utilizzo moltissimo questo colore che è un effetto molto naturale, iperpigmentata, non pensavo, veramente bellissima, l'ho pagata 3 euro, non è per niente male, mi piace molto. E qui dice che appunto è una palette per correggere e concealer camouflage, quindi volendo anche le versioni aranciate, gli impolveri li potete utilizzare come correttore in polvere. Per correggere, so che addirittura si mettono i rossetti rossi sotto l'occhio per correggere, quindi voglio dire, perché non utilizzare anche una cosa del genere? Bellissima, bellissima, veramente una palette fantastica, carina, non è niente male. In viaggio me la porto praticamente, quando vado a Milano me la porto praticamente sempre, perché in un prodotto unico avete tutto. Allora, palette viso, ho utilizzato occhi, scusate, ho utilizzato questa che è la mia creazione, la mia adorata creazione. Allora, questi dovete sapere che sono tutti gli ombretti sleek, non tutti perché devo depottare, sono 12 palette sleek, ecco, me ne mancano altre 6 da depottare. Questi sono tutti gli ombretti sleek che erano in queste 12 palette. Perché li ho depottati? Innanzitutto le sleek sono bellissime per il loro pack della scatola esterna. All'interno la confezione ovviamente è come queste della Makeup Revolution, nere. Quindi voglio dire, dispiace per la scatola, ma il pack delle confezioni è nero ed è scomodo perché i prodotti non si vedevano. Io non utilizzavo mai ombretti sleek, da quando li ho messi qui dentro li utilizzo ogni santo giorno, perché ce l'ho qui davanti, perché ce l'ho nel cassetto in sotto e li utilizzo ogni santo giorno. E devo dire che mi piace tantissimo. Ho riscoperto gli ombretti sleek, li utilizzo di più perché molti li sto utilizzando praticamente tutti i giorni. E poi veramente favolosi, ottimi, pigmentati. Se non è perché per questo caldo durerebbero tutto il giorno, sia senza primer che con il primer. Però ovviamente comunque il caldo fa anche la sua, dovete capire anche questo. Vedete? Cioè io oggi ho utilizzato la palette Unicorn, la palette Color Chaos di Makeup Revolution. Comunque, nonostante il primer sotto, con questo caldo si tiene, ma un po' le righette le fa. Ma perché comunque il caldo è veramente molto eccessivo. Però comunque ottima soluzione. Devo parlarvi di questa cosa perché vi farò scoprire che palette. Perché me l'avete chiesto in tante. Ogni volta mi dimentico, non riesco a fare il video per motivi tecnici. Allora, poi, altra palette che appunto avete visto in rappresentanza di tutte le altre, meno questa, perché questa ve la devo citare perché ve la cito adesso, che è la Makeup Revolution Flawless Matte. Allora, i 32 ombretti bellissimi. Io non ho mai avuto una palette completamente opaca, quindi tutta interamente dedicata agli ombretti matte. C'è anche la versione 2 che comprerò. La utilizzo ogni giorno per farmi la piega dell'occhio e anche per fare la parte a V. Bellissima, l'ho utilizzata anche per un look totalmente matte. È veramente bellissima come palette, mi piace tantissimo. Difatti, è l'unica delle tante che io mi metto nel cassetto perché comunque la utilizzo praticamente tutti i giorni. A meno che non utilizzo poi un'altra più piccola della loro, che comunque ogni palette Makeup Revolution ha comunque al di sotto gli ombretti opachi. In rappresentanza di tutte le altre vi faccio vedere quello che ho utilizzato oggi, che è la Color Chaos, che non è altro che la dupe della Electric di Urban Decay.
Palette bellissima. Allora, gli ombretti sono pigmentatissimi, li lavorate benissimo e soprattutto tengono bene. Ovviamente, come ho detto prima, con questo caldo un po' le pieghette le fa. Vedete, un po' le pighette comunque le fa, ma il caldo è eccessivo. Contate che io sotto ci ho messo il primer di Elf. Il caldo eccessivo purtroppo fa anche la sua, però normalmente io le ho testate anche prima di tutto questo caldo e duravano tutto il giorno. Veramente palette fantastiche, e a me piacciono tantissimo. Difatti me ne mancano poche e completo la mia collezione perché mi piacciono veramente tantissimo. Io in genere non colleziono le cose, cioè la mia non è una collezione che dici collezione perché io odio le persone che fanno collezioni di make-up che prendono e guardano tutti i giorni, cioè io spendo 50 euro per un blush e lo lascio lì per guardarlo. No, non sono fatta così, ognuno fa quello che vuole, ma io non sono fatta così. Io colleziono le palette, ma le utilizzo tutte. Mi piace avere, se una serie di palette mi piace, a me piace averle tutte. Sono fatta così. Sono anche forse un po' malata molte volte. Mi riempirei casa di make-up praticamente, sono felicissima, iper felice. Questa è la mia mania e ne vado fiera, la mia pazzia, la mia droga. Bene, poi rossetti, rossetti, rossetti. Di rossetti ho utilizzato un colore. Uno, aspetta, ho utilizzato anche questo colore qui che ho qui in borsa. Scusate, eccolo qui. Ho utilizzato questi due, uno è il rimel dell'edizione Kate, il numero 17, che è questo colore qui, favolosissimo, bellissimo, naturale, molto bello, bello, tra poco, chissà se è il primo rossetto che finirò in tutta la mia vita, veramente molto bello, sta bene con qualsiasi look, mi è piaciuto tantissimo, mi piace tantissimo. Altro che ho utilizzato, che questo è un effetto gloss, che è questo qui di Pupa. Il numero 4, che è questo qui a effetto gloss, veramente bellissimo. Per essere un effetto gloss dura tutto il giorno, veramente molto bello. Lo stesso tono del rossetto di prima, solo che questo è effetto gloss. Questo lo tengo in borsa perché sta bene con tutti i look. Volevo vedere se avevo un altro rossetto che ho utilizzato tanto, 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 tanto questo mese. No, direi questi due. Non ho utilizzato altro. Niente, credo di avervi fatto vedere tutto quanto. Sì, vi ho fatto vedere tutto. Prodotti per il corpo non ve li faccio vedere perché comunque utilizzo l'olio di mandorle per la gravidanza, per le smaiature e tutto. Utilizzo adesso anche una crema per il corpo, però la sto testando adesso, quindi entrerà nei mesi di agosto. La crema per la gravidanza, per essere quella di Collistar, ma ve ne parlerò poi magari in un video dedicato per la gravidanza, per magari anche aggiornarvi un po' di tutto. Siamo al sesto mese e mezzo, patatini, sì, vero amore? Per le labbra io la sera utilizzo questo, adesso è finito praticamente, che è il burro di karité, questo della Equilibra. Utilizzo questo per le labbra e me l'ha idrata tutta la notte, veramente bellissimo. Per le mani io utilizzo questa che è la crema al propoli, no, la pappa reale, scusa, di Avalon, presa da Tigotà, acqua e sapone, la vendono ovunque, è fantastica, è veramente fantastica. Ne ho provate tante di creme per le mani, ma ogni volta con l'inverno mi bruciavano le mani. Con questa pazzesca, non bruciano, è idrata tantissimo. È la seconda confezione che termino, contate, dura tantissimo perché dura quasi un anno una crema del genere, perché comunque non ne vuole molta. Niente, io credo di aver fatto vedere, di avervi fatto vedere tutto. Se desiderate qualche link, AliExpress, cose del genere, vi chiedo per favore di contattarmi in privato su Facebook o venite direttamente sulla nostra pagina sulla mia pagina Facebook, che è The Beauty Room di AliExpress fanpage. Ve lo dico subito perché il vostro portafogli piangerà una volta che conoscerete AliExpress. Però sarete molto felici, molto 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 felici. Ah, non vi ho fatto vedere una palette! Che pizza! Allora, intrusa, perché l'avevo preparata qui e non ve l'ho fatta vedere. Questa è la palette che ho utilizzato il mese di luglio. Io l'ho adorata, la adoro. È favolosa, che è la Summer Eyes di Too Faced AliExpress.
favoloso, ma i colori sono pazzeschi. Sto incominciando ad utilizzare i blu perché sono bei colori. Devo dire che comunque non mi stanno neanche male. Mi è piaciuto tantissimo Mermaid, questo blu, Coral Crush, che è questo pesca, e Toasted Coconut, bellissimo. Un look con questi veramente favoloso. Mi è piaciuta tantissimo. Dura tutto il giorno, che è una cosa pazzesca. Niente, io con questo ho detto tutto, vi ho fatto vedere tutto quanto. Vi ringrazio per aver visto questo video, per essere stati in mia compagnia e vi mando un enorme bacio. Ciao ragazze!